Riuscire a comunicare, a valutare anche, uno degli aspetti della comunicazione è anche la valutazione delle realtà sanitarie, mi sembra che fosse stato uno dei quesiti che c'è stato anche qui, cioè riuscire a capire se una struttura sanitaria è valida e in che modo è valida. Probabilmente il fatto di riuscire a dare questa valutazione è fatta dal primo impatto, da quello che diciamo così vede il soggetto, anche l'interessato. Ci sono anche molti altri aspetti che riguardano lo staff complessivo, cioè il chirurgo, il ginecologo, dietro ha un anestesista, un farmacologo, un anatomopatologo, perché a questo punto il lavoro non lo fa solo, giustamente, chi è di primo impatto, che è pure importante, ma anche chi sta un pochino più nascosto, siamo decisamente nascosti, anche perché diciamo così, una delle storielle di cui parlava anche lei prima è che il chirurgo è il braccio e noi siamo il cervello, cioè, perlomeno diciamo al chirurgo dove deve tagliare, fin dove deve tagliare, che cosa deve tagliare, e quindi a questo punto, in questo senso, diciamo così, però è anche vero che del chirurgo noi sappiamo bene come opera, perché vediamo il pezzo che manda, per cui sappiamo bene se ha strappato, se ha tagliato, dove è anche importante la valutazione, ad esempio, di una struttura sanitaria, non può prescindere da tutto l'entourage, perché diciamo così, il nome di richiamo è importantissimo, è quello che... Però lo staff, diciamo, di supporto dal laboratorio, appunto dalla farmacia, dall'anatomopatologo, è secondo me estremamente importante. In alcuni casi ci sono delle valutazioni anche di strutture sanitarie che considerano non soltanto gli anatomopatologi, ma anche i radiologi, anche le altre strutture di supporto come qualitative e che vanno in qualche modo considerate. Cioè, se un ospedale ha un buon chirurgo, i casi sono quelli ad esempio di alcune cliniche che puntano solo sul nome ma poi dopo non riescono a dare ovviamente dei supporti adeguati dal punto di vista diagnostico o anche assistenziale. Penso all'anestesista, penso al rianimatore. Quest'altra iniziativa, questa qui che si vede adesso, è una iniziativa fatta dalla Società di Anatomia Patologica in Africa, si chiama Patologi Oltre Frontiera, per far conoscere appunto l'anatomia patologica e utilizzare l'anatomia patologica anche in altri paesi, lavorando in ogni caso qui in Italia, cioè facendo fare una prima parte di preparazione del campione nel paese, in questo caso africano, e poi tramite le nuove tecnologie, un satellite e la visione a distanza, di fare diagnosi in Italia. Insomma.